E guardate, poiché la terra era priva di forma e vuota, e oscurità ovunque si stendeva sul volto del profondo, e noi dicemmo: guardate quella fottuta danza. E adesso più o meno 60 minuti con Madame Psychosis su WYYY 109, di gran lunga il numero 1 in FM. Top Secret. Memorandum del governo degli Stati Uniti d'America. Oggetto: rapporto sugli avvistamenti di presunti veicoli extraterrestri. 15 giugno 2023. Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. A. Presidente degli Stati Uniti. Direttore della Central Intelligence Agency, CIA, Direttore dell'Agenzia di Sicurezza Nazionale, Direttore del Federal Bureau of Investigation, FBI. Eccellenza, desideriamo portare alla sua attenzione una serie di eventi insoliti che sono stati riportati e registrati in tutto il territorio degli Stati Uniti, riguardanti i presunti avvistamenti di veicoli aerei non identificati, comunemente noti come UFO, Unidentified Flying Objects. Questi avvistamenti hanno destato preoccupazione tra la popolazione e richiedono un'analisi dettagliata al fine di determinarne l'origine e la possibile minaccia per la sicurezza nazionale. I nostri servizi di intelligence e di sorveglianza hanno raccolto informazioni da diverse fonti, tra cui avvistamenti oculari, segnalazioni radar e testimonianze affidabili. L'analisi preliminare ha identificato alcune caratteristiche comuni tra i presunti UFO, tra cui la capacità di manovra ad alta velocità e la mancanza di segni distintivi di tecnologia umana. Tuttavia, al fine di mantenere la calma pubblica e preservare la sicurezza nazionale, consigliamo una strategia di comunicazione prudente. Raccomandiamo di adottare le seguenti misure. 1. Segreto e restrizione delle informazioni. Si raccomanda di mantenere le informazioni sugli avvistamenti UFO al di fuori del dominio pubblico, almeno fino a quando non saranno state condotte ulteriori indagini e valutazioni. Questo ridurrà il rischio di panico e speculazioni senza fondamento. Due. Creazione di un gruppo di lavoro interagenziale. Suggeriamo di istituire un gruppo di lavoro ad hoc composto da rappresentanti di diversi dipartimenti governativi, tra cui il Dipartimento della Difesa, la CIA, la NSA e l'FBI. Questo gruppo avrà il compito di raccogliere, analizzare e valutare tutte le informazioni disponibili sugli avvistamenti UFO, al fine di ottenere una comprensione più accurata e approfondita della situazione. 3. Monitoraggio e sorveglianza costante. È essenziale mantenere una sorveglianza costante del territorio nazionale per rilevare e registrare eventuali ulteriori avvistamenti. Si consiglia di coordinare gli sforzi con i servizi di intelligence degli alleati al fine di ottenere una prospettiva globale sugli avvistamenti UFO. 4. Comunicazione strategica.
Nel caso in cui l'informazione sugli avvistamenti UFO dovesse filtrare alla stampa o al pubblico, si raccomanda di adottare una strategia di comunicazione chiara e misurata. Questa strategia dovrebbe sottolineare l'importanza della sicurezza nazionale e della protezione dei cittadini, senza confermare né smentire direttamente l'esistenza degli UFO o l'origine extraterrestre dei presunti veicoli. Ricerca e sviluppo avanzato. Data la gravità e l'interesse suscitato dagli avvistamenti UFO, si consiglia di aumentare gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie avanzate. Questo potrebbe consentire di migliorare la capacità di identificazione e di analisi degli UFO e allo stesso tempo promuovere lo sviluppo tecnologico nazionale. Collaborazione internazionale. È opportuno stabilire un dialogo e una collaborazione con altre nazioni che hanno esperienze simili di avvistamenti UFO. Questa cooperazione può portare a uno scambio di informazioni e a una migliore comprensione globale della fenomenologia. Siamo consapevoli che questo rapporto solleva molte domande e preoccupazioni, ma riteniamo che la cautela e la prudenza siano fondamentali nell'affrontare una questione così complessa e potenzialmente sensibile. La sicurezza nazionale e la tranquillità della popolazione devono rimanere la nostra priorità assoluta. Vi terremo informati sugli sviluppi futuri e sui progressi delle indagini. Restiamo a disposizione per ulteriori discussioni e chiarimenti. Rispettosamente, Dottor Samuel Mitchell, Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.